i 13 concorrenti partecipanti alla prova d'apertura stanno per ripresentarsi agli ordini dello starter. Una prova riservata a 3 anni non vincitori, anzi vincitori da 3.000 a 10.000 nella carriera. La distanza è quella del miglio. Prima fila per Dorotea Luis, Dismajet, Dynamite Jet, Diomede del Ronco, Donatello LL, Dark Shadow, Daphne Dorial guidata da Francesco Tufano in sostituzione di Raffaele Forino e Don Give Up LJ. Seconda fila per Dead del Ronco, Dakar degli Ulivi, Desideri, Diablo di No e Duelgar. Parte arretrato il 9 Donghi, Dead del Ronco. È lanciato al momento dello stacco. Con prudenza Duelgar. Chiusura delle ali, Dorotea Luis scavalcata da Dismajet, poi Dynamite Jet al largo e più a largo ancora Don Give Up LJ che si ritrae, cerca di farlo anche Dynamite Jet ma non c'è posto per l'inserimento di Dakar degli Ulivi. Lancio in 13 e mezzo, risale Dark Shadow in anticipo su Diablo di No, i due puntano in avanti. 29 il quarto iniziale, terza ruota per Dark Shadow e quarta per Diablo di No che cerca di ritrarsi. Si muove anche Dead del Ronco che va in quarta pariglia, la terza è di Don Give Up LJ. Ne vengono fuori 600 metri sul piede dell'1.13.7. Adesso rifiata di Dismajet, lo avvicina Dark Shadow, 1 minuto e 4 decimi con 16 e mezzo di ultima frazione, il passaggio agli 800, terza ruota costante per Diablo di No che adesso insiste in terza ruota e sospinge Dark Shadow su Dismajet, chilometro in 1.15 e 2. 14.8 dai 800 al chilometro, Dismajet sta controllando la situazione, poi Dark Shadow e Diablo di No, tre quarti di miglio in 1.29 e mezzo, 14.2 di fronte, Diablo di No è ancora incisivo, raggiunge di nuovo Dark Shadow in seconda posizione, dalle retrovie si fa viva Don't Give Up LJ, retta d'arrivo con Disma di No che allunga, Dark Shadow che prova l'aggancio, poi Diablo di No e Don Give Up, lo scatto di Don Give Up in terza ruota, ma Dismajet sembra aver chiuso la partita. Dismajet, il figlio di Eldegrado B, va a vincere alla grande, mentre per il secondo è Diablo di No che fa un numero e per il terzo è tutto da vedere. Media di 1.14.3. Per Dismajet e Giuseppe Immobile, il training dello stesso, i colori di Elena Orlando Villani, figlio di Eldegrado B e Ocotona Jet, è andato davanti, ha speso parecchio in avvio, poi ha gestito nel tratto intermedio ed alla fine si è sottratto ai tentativi di Diablo di No, ha corso veramente alla grande. Per il terzo, ripeto, è tutto lavoro per il giudice d'arrivo.